Salve a tutti, siamo qui oggi per caricare un container che andrà in Africa, più di preciso in Gambia. E questo è tutto materiale che è raccolto da persone che hanno donato i loro oggetti. E io sono passata nelle case a raccogliere tutto e oggi siamo qui per spedire questo quinto container in Gambia. In Gambia io ho un progetto dove sto costruendo delle scuole, sto portando avanti dei miei progetti personali e quindi tutto questo materiale serve per raccogliere fondi e per aiutare le famiglie povere e gli ospedali. E io sono presidente dell'associazione Noi con l'Africa, che da qualche mese esiste e porta avanti questo progetto di aiuto alle famiglie più povere e di costruzione di scuole. Sono stata la settimana scorsa a portare avanti questi progetti e vorrei ringraziare l'amministrazione comunale per il supporto datomi e anche la proprietà dei locali, la famiglia Fini, che mi ha aiutato per poter raccogliere questo materiale. Allora, io raccolgo materiali di tutti i tipi, dai letti, materassi, piccoli armadi, giocattoli, medicinali, biciclette, divani. Li raccolgo o presso il mio punto di raccolta, che è qui a Vergato, oppure passo io, previo appuntamento, di casa in casa a raccogliere il materiale con la mia macchina. La sede dell'associazione, il punto di raccolta, è qui a Vergato, in centro, di fronte al villone, e quindi quando passate dalla strada statale lo trovate sulla sinistra, andando verso Porretta, e siamo proprio vicino al Gran Bar Vergato, vicino al distributore dell'Agip. Chi fosse interessato può contattarmi sul numero di cellulare che è scritto in vetrina, dove troverete anche tutte le informazioni relative alla mia associazione e le foto relative alla mia esperienza in Africa. Per maggiori informazioni abbiamo stampato anche questa brochure che illustra un po' tutto il percorso del mio progetto dal 2019 ad oggi, le cose che sono state fatte e le cose che sono in programma per il futuro. Quindi potete trovarlo sempre presso il mio punto di raccolta e troverete anche me, che vi parlerò del mio progetto personalmente e della mia esperienza là in Africa. Grazie.